secondo, c'è solamente Milly che ha problemi con l'audio, la sentite tutti bene, gli altri sentono bene? Allora, quindi ti stavo dicendo, è una tecnica che praticamente utilizza le ombre per ridare al viso una nuova geometria. Ovvio che dipende come tu la vuoi fare, cioè puoi arrivare fino al livello drag queen, ma se vuoi puoi fare anche una cosa per tutti i giorni. Direi che non vogliamo andare verso il... anche se è bellissimo, perché poi se la sai fare, veramente tu scolpisci il viso, cioè tu puoi fare il naso stretto, puoi ridare definizione al contorno del viso. Quindi cerco di farti vedere delle cose molto pratiche e veloci che possiamo fare tutti i giorni per fare un contouring soft. La prima cosa è, comunque, bisogna mettere sempre un po' di base e partire da una pelle super idratata, perché se non hai la pelle idratata, tutto quello che metti sopra poi si vede di più e fai fatica a sfumarlo. Invece, okay, la cosa bella del contouring è che tutto deve sembrare molto, molto omogeneo. Soft, omogeneo. Quindi tu mi avevi detto cosa ne sai. Io ho già messo la BB cream perché ho fatto il tutorial sulla piega prima. Quindi ho messo la BB cream. Io metto la BB cream, okay, che scelgo un colore un po' più scuro, ti faccio vedere, e la metto così, proprio pochissima, solo per uniformare l'incarnato. Però la BB cream non funziona anche prima del chapeau. Addio. Ma io poi la sera, tutte le sere su Facebook o delle storie su Instagram metto quelle che mi arrivano più carine, giusto per ridere un po', che ce n'è bisogno, no? Sì, sì, sì. No, mi hai fatto morire quella dove dicevi che ti, era, che ti stavi rompendo, che era quel su TikTok. Ah, sì. Poi la passi un pochettino anche qui nell'attorno al naso, il correttore, perché qui ci sono le ombre del naso che praticamente delimitano, come se fossero la cornice del naso. Se tu togli la cornice a un quadro, gli togli la dimensione, quindi anche il naso sembra già otticamente più piccolo. Ok. E poi qua? Sì, qui, guarda. Qua? Attorno al naso, qui. Io non so perché adesso non trovo il mio, sto usando la BB cream, l'avevo messo, ma evidentemente non ho, non mi sono organizzato bene. Sono entrati i ladri. Quindi qua e poi Babs anche qui. No, guarda, fai così, no, non la, sei trasandata troppo giù, qui. Se tu guardi e stai proprio di fronte allo specchio seria, vedrai che qui sotto, per una questione proprio di fascia muscolare che abbiamo sotto, quando non si hanno più 20 anni, si forma un buchettino, brava. Chi ti ha detto che io non ho più 20 anni? Ma perché tu ne hai 25. Ah, ok. Per due, ce n'ho 25 per gamba, esatto, esatto. Vai, va bene. E poi tu lo tamponi, fai il punto luce qui. Esatto, perché così riempiamo con il correttore tutti, diciamo, le piccole zone d'ombra del, del viso. Partiamo con, okay, la, con la prima cosa di contouring. Ci sono due possibilità di fare il contouring, o con i prodotti in crema o con i prodotti in polvere. Io sono la terza, con lo spray. Lo spray, adesso ti faccio vedere come lo puoi... C'ho il bronzer, io c'ho questo qua di Genesse, posso usare questo con la spugnetta? Sì, però prima prova a fare una cosa, ce l'hai un fondotinta e ce l'hai un ombretto marrone o nero? Sono quelli che uso per fare il... Ok, l'ombretto nero e marrone vanno benissimo, se hai un po' di fondotinta... Seguimi, prendi un po' di fondotinta, sì, o la BB cream, anche la BB cream che avevi. BB cream ce l'ho, ma quella di prima? Sì, 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 ah, sì. La prendi? La prendi? Sì. Guarda, io uso questo che è uno stick, vedi? Sì, ah, ma ce l'ho lo stick però, eh. C'è anche lo stick, ma benissimo. Però è scuro il mio. Vedrai che sarà anche chiaro, perché... L'importante quando tu crei il contouring, che noi vogliamo creare comunque un contouring bronzing, un po'... Quindi lo metto qua, sulla mano? Ma ti faccio vedere perché. Noi vogliamo poi l'effetto Kim Kardashian, cioè hai presente che lei è tutta scolpita, che ha questa faccia che sembra sempre che abbia un fisico porcellana. Però tu prendi il correttore, ci metti una punta, lo vedi l'ombretto nero e marrone? Guarda come cambia il colore. No, ma aspetta, questo qua marrone che hai messo che cos'è? Questo qui?
Quello BB Quello lì Cream. è il correttore, è il correttore, è lo Quindi stick con due dita. Te lo faccio vedere per vedere che mettendo un filo di ombretto nero e marrone, vedi come cambia il colore che diventa più grigio? sì. Questo è il modo giusto per fare il contouring. Ma Ovviamente io non ho devi ancora capito, metto come base questo e poi sopra metto l'ombretto marrone? vedere, devi fare così. Prendi il tuo stick, Sì. ti fai qui, se tu non lo vedi, prendi quello più grigio e ti vedi e ti fai attorno al contorno del viso, te lo scurisci. Ok. Quindi non questo. Vedi che è grigio? Sì. Ma quindi non uso questo. Devo scurirlo Sì, non... questo. prova a vederlo sulla faccia, se è scuro o no. No. Sì, beh, un po' si vede. Va bene, è già un bel colore quello per il contouring. Fai come ho fatto io, ti fai 1, 2, 3, 4 sulla fronte. Rifammi vedere dove, rifammi vedere dove. 1, 2, 3, 4. Qui, qua in alto. Poi te lo fai anche qui, è quasi più bello il tuo colore del mio. Te lo fai qui. Te lo fai sotto alla mandibola, però proprio scolpire. Vai anche bella generosa lì, tanto è un'ombra. Perfetto, qui sotto. Come se tu guardandoti allo specchio dici, ah, io sarei fighissima se avessi il viso più in Ah, ho questo... capito, ho capito. Hai capito? Allora, aspetta che metto hashtag Giorgio Fornario. Hashtag pupa. Vai, Poi aspetta che metto cinque. lo metti anche qui, guarda. Laterale? È come se dovessi lasciare una piccola linea. Se vuoi, esiste, puoi anche metterlo un pochettino come Ma lo base. faccio arrivare fino alla punta? Così, guarda, segui il naso, dove senti la punta gli vai attorno e fai così. Ok. Non esagerare che non vogliamo fare una roba troppo complicata. Poi, prendi, hai varie opzioni per sfumare questa cosa. O il Beauty Blender, o il pennello da... Il pennello da fondotinta Non ce l'ha? una spugnetta in lattice. Allora, un pennello, devi avere almeno un pennello da blush. Ciao Zelaria! Qua ci sono tutte le zie. Vedete che già, anche se si vede ancora la riga, come il naso appare più piccolo? Perché Io non c'ho un tubo a adesso casa di crea queste questo. robe qua. Ma prendi Senti, un posso usare pennello da... questa spugnetta così? Brava, perfetto. Adesso con la spugnetta Aspetta che incominci, questo aspetta. hashtag non si fa vedere. Ti sfumi e vai verso il centro della fronte. Però verso rimanendo sempre abbastanza così, guarda, è come se tu ti sfumassi verso il centro quel marrone e fai la stessa cosa qui. Ti può aiutare a fare un'espressione di questo tipo. Brava, guarda come si vede lo zigomo e come si vede il tuo la gotta e lo zigomo. Lì sotto scavi. La cosa è che non devi stenderlo troppo, devi rimanere sempre abbastanza lì dove tu vuoi che si crei l'ombreggiatura. Troppo. Va bene, no, adesso ti faccio vedere una tecnica dopo per ricorreggerlo. Anche qui sotto, tu che puoi, io la barba, te lo stendi. Vai proprio picchiettando e tirando un pochettino. Esatto, come se tu volessi... com'è che lo potrei fare? Liftare, È un come se po' volessi come se... liftare. Sì, più che altro è come se lo volessi proprio stendere, amalgamare con il tuo incarnato. Ok, adesso un po' è venuto
tua macchia, ma va bene. La stessa cosa lo fai qui. E te lo sfumi. Il contouring con la crema è in assoluto la cosa più difficile. Però... No, ma grazie. No, ma sei... Grazie. Aspetta. Ci tenevo a farlo vedere, perché in realtà se tu lo fai a step, quindi vai un po' meno aggressivo di come sei partita tu, piano piano vedrai che è come se ti si scaldassero tutti i contorni del viso e rimane più chiara la zona centrale. Tu adesso, visto che hai fatto un po', come dire, ti è venuta a macchie, non ti preoccupare, riprendi il correttore. E all'opposto, perché il correttore è chiaro, vai qui sotto, no? Un po' più, dove, come finisce lo zigomo? No? Fai di nuovo la faccina. Come se desse un piccolo bacino. Vedi che qui sotto c'è l'ombra che adesso hai fatto e c'è il chiaro. Qua. Cancella un po' dove vedi che va troppo giù il... Esatto. E praticamente facendo così cancelli il contouring e fai in modo che ritorni, sia enfatizzata la mascella. Sì, si scrive così, contouring. Allora, anche di qua? L'Ilaria dice, tosto questo contouring. Sì, non è facilissimo soprattutto in crema, però se si fa tonalizzato, cioè se si trova un fondotinta leggermente più scuro del colore che di solito utilizziamo, e quindi non si fa un contrasto troppo ampio fra il centro del viso e il contorno, non è così difficile. Però vedi che già... Però è venuto. Adesso lo dovresti un po' amalgamare. E fai così, guarda, non vai più sopra dove l'hai messo, ma ci vai tutto attorno e la sfumi tutto attorno. Fai così, la sì, e poi mi devo far vedere con la luce naturale, perché questa luce in questo bagno qui fa un po' schifo. Sopra però è venuto bene, non devo fare più niente sopra, no? Sopra no, va bene. Quindi il concetto è, prima si mette una base, una BB cream, un fondotinta. Poi ci metti un correttore, uno stick, un fondotinta abbastanza più scuro, ma più scuro sarà, più sarà difficile fare il contouring. E l'altra cosa è che se lo vedete troppo arancioato, gli mettete, lo mischiate con un pellettino, ma proprio pochissimo. Vabbè, e un attimo, faccio vedere un secondo con la luce naturale, anche se fuori un po' una... Vedete questo? Guardate, così è fatto molto intenso. Vedete? È marroncino, però è un po' grigio. Vedete? Tu lo sfumi e non si deve più vedere il... È come se si creasse piano piano un'ombreggiatura. E la cosa importante è che si deve sfumare con la base che ho messo prima. A proposito, come si sceglie il colore giusto di fondotinta, Ilaria? Allora, lo devi scegliere, lo metti un po' qui sulla mascella, lo metti sul collo e devi vedere che il colore si amalgami perfettamente sia col viso che col collo, perché quasi mai il colore del viso è uguale a quello del collo, essendo il collo molto meno fotoesposto. Quindi spesso, anzi, abbiamo anche delle zone diverse. Molte volte hai persone che hanno la fronte molto pigmentata e il sotto invece molto più chiaro. Quindi devi trovare sempre un compromesso di una un colore che sia più naturale. Una via di mezzo. Poi eventualmente fai questa cosa che prendi un fondotinta un po' più scuro, di una tonalità un po' più scura, e vai a scaldare tutte queste zone per creare un leggero contouring, come abbiamo fatto adesso. Guarda con la luce naturale come va? Beh, non è male. Adesso io non ti vedo super definita in questo momento con la connessione, però non direi assolutamente male. Poi c'è invece il contouring con, lo andiamo a rinforzare con una polvere, quindi con una terra. Vedi, io utilizzo questa qui, che è una, la vedi? Questa è una terra classica. Vedete come è più aranciata? Sì, la tua è un po' rossa. Vedi questa come è più nera? Non c'è problema. Allora prendo l'ombretto? Uso l'ombretto? Prendi il tuo ombretto nero. Ah, nero? O nero o marrone, dipende quanto è, se è troppo rosso il marrone non va bene, però gliene metti nel pennello, gliene metti pochissimo, perché non ti deve fare la macchia nera, eh.
tu considera che quando si crea un fondotinta la percentuale di nero dentro, perché ma quindi io che non ho il pennello posso sempre farlo con la spugnetta? Non hai nessun pennello per la polvere? Sì, sì, però quello da terra, non ho quello da fondotinta. Non ce l'hai, io utilizzo questo, vedete, questo qua che è obliquo. No, io c'ho questo. Chi è che dice, se mi fa ridere, la Luzzoli dice, cioè a 41 anni dovevo scoprire come si sceglie le fondotinte. Io lo sto scoprendo a 50. Allora adesso prendi... io so solo questo. Da Catania. Allora, c'è solo questo. Va benissimo, è un po' così. Amore, quello che c'ho a casa. Allora, praticamente fai così. Io uso questa che, come vedete, è già un po' grigia, è una terra contouring questo. Se non avete una terra contouring, prendete una terra classica, come questa, vedete che è più arranciata, prendete l'ombretto o nero o marrone, potete anche, puoi fare anche con il taz, prendi l'ombretto marrone e nero, se lo spiaccichi sempre sul pannello. Marrone e nero assieme o marrone o nero? Marrone e nero assieme. Ok. Se lo prendi un po' col pennello, prendi la terra, perché fondamentalmente devi creare un colore, è venuto bello nero. Adesso va benissimo. Prendi la terra. No, e questo è marrone e nero, tutti e due assieme. Ah, perfetto, perfetto. Prendi il pennello, stemperalo dentro alla polvere nera e marrone. Ma non ho messo la terra ancora però, Adesso Stempera, pulita un po' nella mano pulita, ok, prendi la tua terra, tutto questo ovviamente ve lo stiamo facendo vedere se non avete già un colore di terra contouring, perché se invece l'avete non dovete fare questa linea. Io non so nulla e quindi... Va bene, io utilizzo questo qua come vedete che è più grigio, marrone grigio. E poi, allora, l'espressione fa troppo ridere, perché devi fare un sorriso con bacio a bocca chiusa. Così, guarda, facendo questa espressione... Spero che non si connetta nessun uomo che mi piace in questo momento. Ma non è vero, così, hai proprio la faccia da gallina. Allora, facendo questa espressione, tu vedrai che l'ombreggiatura che tu hai fatto prima si ricalca tantissimo. Quindi tieni questa espressione e partendo dalla fronte fai un movimento a tre e segui l'ombreggiatura che hai fatto prima. Così. Tra l'altro me l'hanno copiata questa cosa perché, cioè nel senso, non il contouring che non l'ho inventato io di certo, però questo movimento a tre io lo dico da 10 anni. E poi l'ho sentito dire, l'ho visto tipo dire da un super makeup artist americano, ha detto guarda te, quindi fa il movimento a tre. Cosa serve questo movimento a tre? Guarda come ti sta venendo bene, vedi? Stiamo scaldando il contorno del viso per ridargli una nuova tridimensionalità. Più tu lo fai con questa espressione, più ti verrà facile fare il contorno. Ovviamente, faccio anche dall'altra parte? Devi spostare che cosa? Cosa, Ilaria? Cosa devo spostare? Vabbè, comunque, ovviamente dipende anche tantissimo il copyright. Ah, brava. La terra e il blush come si scelgono? Aspetta, che siamo al contouring. Allora, praticamente, vai Babs, fai l'espressione. Quella terra è di pupa, ti chiede? Questa sia una palette che tra l'altro ho creato io insieme a Pupa, che è la Bronzing e Contouring. Bronzing e Contouring. Si può comprare sul sito di Pupa adesso? Yes. Questa me la ordino appena finisce la diretta. Ridimmi come si chiama? Ridimmi come si chiama? Questa si chiama Bronzing e Contouring, cioè la terra Contouring, il blush. Bronzing e Contouring. E l'highlighter. Quindi ti scaldi... Barbara, dopo... Va bene, c'hai ragione. Ok, allora adesso per te che faccio il 3 di qua? Sì, ma provi, vai proprio come se tu, è come se piano piano tu andassi a semplicemente a ricalcare quello che hai fatto prima con la crema.
Ma io ho l'Alzheimer, me lo sono già dimenticato quello che ho fatto prima. Ok, e la stessa cosa la fa Beata Michela. te, Michela, lei ce l'ha. E Brava. la Serena ha fatto l'ordine, ma non hai ordinato questi quattro tu, Serena. Allora, è la stessa cosa, Babs, con un pennellino più piccolo, se ce l'hai, per gli occhi. Allora, molto C'ho non ce l'hai un questo po' più io. grande? Non ce l'hai un po' più grande? No, adesso poi mi mandi per favore quali pennelli devo prendere di pupa e questa cosa che io metto giù qua e li ordino immediatamente. Io non ho i pennelli. Va bene, te li mando. Questo qua è bellissimo, fra l'altro. Allora, questo lo puoi usare sia per scolpire quando si fa gli occhi così, vedi la parte d'ora mobile, quindi ti dà proprio, è molto facile per creare l'ombreggiatura, ma lo puoi usare anche per andare a ricalcare il contouring che ho fatto prima con la polvere. Ma sempre con questa? Con la terra e tutto Sì, assieme? esattamente. Quello che dovrai fare, Barbara, è questo. Dovrai cercare di far sì che sul naso rimanga chiaro solo una linea stretta. In questo modo il naso sembra otticamente più stretto. Io so già che adesso farò un pettone, come si dice a Venezia. Il pennello qui è abbastanza importante, però vedi, guarda il mio punto luce, lo vedi? Lo vedi il punto luce? Sì. Più questo punto luce sembra stretto, più il naso, scusa, più il punto luce è sottile, più il naso sembra stretto. Niente pennelli, come tutte noi comuni mortali, ma diretto dopo diretto diventano sempre più indispensabili. Eh sì. No, guardate, io vi dico una cosa, io trucco ormai da 20 anni e quando ero un giovanissimo truccatore, mi fa morire adesso, te and sei andata verso la strada un po' della drag queen adesso. Comunque non c'è problema, Babs, prendi la tua spugnetta. Poi prendo il correttore. No, prendi la tua spugnetta. Fallo più stretto se vuoi farlo più stretto. Adesso lo sei stato con la tua misura del naso, se vuoi lo puoi fare più stretto. Se ti è venuta troppo la riga, prendi la tua spugnetta e vai ad amalgamare di nuovo con Potete salvare la diretta? Sì, la salvo, per 24 ore resta. Poi se per caso la Frisoni è riuscita a registrarla. andata in trip sul naso. Allora, prendi la tua spugnetta, Spugnetta. fai così, praticamente stemperi, fai in modo che quella cosa torni, non così, solo attorno. Temperi Il quell'ombreggiatura pettone. che l'avevi fatta un po' intensa. Se volete dare ancora più enfasi Volevo al andare alla boom, volevo andare alla boom venerdì sul palco. venerdì, no, ma oggi che giorno è? Non so neanche più che giorno sono. Oggi è lunedì, ma io volevo truccarmi da drag queen per andare venerdì alla boom. Ah, sono bravissimi a truccarsi, fra l'altro, le draghe del Mamma mia. Poi prendi un filo di Ciao cinghia. Cristina, sembro Pluto. Poi cosa devo prendere? La cipria. La cipria. La La metto metti poi dove solo nelle zone dove non hai messo il non ho contouring messo il prima. contouring. Ok, Quindi lo metti qui sotto. Qui nel centro, qui sotto al contouring, io la barba non posso. Cioè, vedi che io l'ho fatto, che non sembra che abbia niente, però se tu mi avessi visto prima ero tutto di uno stesso colore, no, adesso vero. qua sono più caldo e questo dà al viso maggiore tridimensionale. Tridimensionalità e per chi ha tendenzialmente con l'età si tende a perdere la definizione della no, Tonicità. proprio la definizione della mandibola. Tant'è vero che molte attrici si fanno quei filler per dare maggiore, come dire, riscolpire il viso. Ma in realtà, se tu metti come hai fatto adesso sotto il È contouring, vero, eh?
immediatamente il viso sembra liftato. Quindi quello... È vero, perché io prima facevo l'effetto un po' bulldog. Adoro. Però credimi che quello, soprattutto quello sotto, è il più facile, perché qui c'è un'ombra facilissima da ricreare. Qui sotto, la vedi? Cioè, su di me si vede... Sì, no, è vero, è vero. Aspetta che, ho le mani sporche adesso, che sto facendo un casino. Vabbè, lavale, così. Come staresti senza barba, chiede Michela? Ma io mi preferisco con la barba. È da quando ho 40 anni che... Io non ti ho mai visto senza barba, effettivamente. Ma cosa dici, Barbara? Ma cosa stai dicendo? Ah, no, è vero, quando ci siamo conosciuti non ce l'avevi. Io avevo i capelli, tipo, mi facevo il viaggio dei capelli al caccia... Io, perché non ero così, poi... che avevo la zazzera, non so se ti ricordi, quando ero con le Chris ad MTV, avevo sì, la sì, zazzera, i capelli lunghi, io dicevo è che vero. Da calciatore. Ma io ti ho conosciuto dopo, amore, sai, non ti ho conosciuto quando eri con... io ti ho conosciuto con le Chris, ma dopo MTV, secondo me. Io ho la fronte larghina. Allora, se hai quella fronte larga, questa... Come posso restringerla? Chiede Costanza, Panza, Marinella. La terra con Turing e fai questo movimento così circolare e vedrai che otticamente la fronte sembra proprio più piccola. Quindi devi scurire la parte così con la terra con Turing e prima, se vuoi, come abbiamo fatto con la Babs, con il fondotinta un pochino più scuro. Poi, se vuoi, magari lo facciamo anche un'altra volta, però una cosa divertentissima è che invece il highlighter... Comunque questa cosa qui è bestiale. La cosa che, vedi, questo qua è l'highlighter. Cos'è l'highlighter? L'illuminante? Esattamente. Vedi, guarda, questo. Guarda com'è super... Lo vedi? Guarda che addirittura... Questo qui è... È metallico? Metallizzante, tipo? È metallizzato ed è l'opposto del contouring. Quindi, in realtà, per esempio, se ti faccio vedere molto velocemente, se tu lo prendi e ti fai con solo il l'highlighting, ti vai a rinforzare, guarda questo punto luce. Ma poi non rimane metallizzato, perché a me non piace la pelle lucida, a me. Allora, questo che ho usato io è molto metallizzato, però esistono... No, anche... metallizzato non piace. Però esistono anche molto più leggeri, ci sono quelli in crema. Ma io per esempio adesso, io per esempio, mi dici il nome dell'illuminante? Allora, questo si chiama Glow Obsession ed è metallico, tra l'altro la mia nipotina è innamorata di questo, e questo pure, il Glow Obsession, che è top, è bellissimo, perché invece questo è traslucente. Cioè, questo ma è io che non ce l'ho, non posso mettere un po' di correttore? Sì, lo puoi fare anche quello, vedi questo, guarda che bello. Questo qua è traslucente, non a fondo, invece questo a fondo. Adesso ho le mani tutte sporche. Anche un ombretto chiaro. Infatti stavo, guarda, mi hai levato le parole di bocca, ha detto anche un ombretto chiaro. Infatti stavo dicendo... Sì, allora, l'unica cosa del contouring che vi dico che dovete stare attenti è che se fate tutto solo con la polvere dovete partire da una base molto molto idratata, perché se no più polvere metti, poi a un certo punto la polvere sulla pelle diventa troppa e ti crea la macchia. Io per esempio posso usare questo bianco qua? Sì, la cosa che devi fare, Babs, è andare con molta calma, perché vedo che il naso ti piace proprio, è proprio lì che ti sei concentrata. Perché ce l'ho grosso? Vedi che io adesso vedi questa pallina qui sul naso? Io l'ho fatto, ho messo l'highlighter. Se tu accentui con l'highlighter, il naso otticamente sembra più alto. Sì, adesso ti è venuto un po'. Prendi sempre, visto che è venuto un po' così, prendi la tua bella spugnetta e vai a... Allora, chiedevano la differenza tra translucent e quello col fondo. Allora, gli highlighter, ci sono un sacco di tipologie di highlighter. Quelli traslucenti sono quelli che nel momento in cui tu giri la faccia e non hai la luce che batte contro l'highlighter, non vedi che c'è il prodotto. Quando invece poi ti giri e la luce batte sull'highlighter, vedi il flash di luce. Quelli sono quelli traslucenti. Invece quelli
confondo più metallico, anche se non sono a favore di luce, tu vedi che c'è un prodotto sotto che ti fa o ti schiarisce o comunque ha un'azione sulla pelle. Invece quelli traslucenti è come, sì, appunto, sono traslucenti, hanno questa funzione qua. La Michela dice, mi sa che dice a te, spero non a me, dice sfuma, sfuma. È certo che dice a me, ti vuoi che lo dica. Io sono proprio, ragazzi, io sono proprio, io faccio questi tutorial così, perché io sono proprio negata, ma non mi trucco mai, mai. Il tema del contouring è uno dei più difficili, sicuramente, però se riuscite a trovare un colore di fondotinta che è leggermente più scuro della BB cream o del fondotinta che utilizzate di solito, se avete una terra contouring che però potete fare anche in un filo di ombretto scuro, marrone o nero, è molto facile fare andare a scolpire il viso in maniera naturale. Vabbè, lo stick che avevo io andava bene, dai. No, quello stick che andava a te era perfetto, anche perché... Questo marrone grigio così. Secondo me il contouring più naturale e facile da fare è il bronzing contouring, non è il contouring vero e proprio, che invece nel contouring vero e proprio devi utilizzare delle creme e degli ombretti e delle polveri che sono quasi grigie. Comunque io mi sono dimenticata prima, ma io c'ho anche questo, il bronze, che è, vedi, guarda che figata, questo qua è quello di Genesse, vedi, tu lo spruzzi sulla mano. Allora, tu con quello prendi sempre la tua bella spugnettina. Io con questo però uso queste qui triangolari. Avevi detto che non ce l'avevi. No, questa, dico, tu, ma non è quella che dici. Ah, e quelle sono quelle tipo in ciniglia. Ok, prendi la tua terra spray. E fai la stessa cosa che avevi fatto col contouring, cioè vai a scaldare il contorno del viso e, se vuoi, il contorno del naso. Okay. Sì, qualche volta io lo usavo questo. C'è pure la signora Stefanenko. No, ciao Natasha! Bella vita a te, Luca, è in campagna, la palestra, il giardino, bella vita. Ma... Non ho avuto mai ancora il piacere di andarci, ma quando vedo le ciao Natasha, saluta Luca. Comunque Natasha, il giorno che hai fatto il video di Luca che andava a fare home working con il gessato, le mutande sotto, io sono morta, te lo dico, no. Morta. Perché poi lei che fa proprio questo, no, non ti ho ripreso, no, beh, sì, figurati, perché sì, perché Luca gliel'ha spiegato per mezz'ora, gli ha anche detto per favore non mi prendere i polpacci perché non li ho fatti ancora abbastanza bene in palestra, quindi per favore metti solamente sotto il boxer che si vede il quadricipite e la parte del polpaccio no, vero? Va bene. Ascolta, sì, Natasha, assolutamente sì. Natasha ha detto appena finisce questo incubo venite a trovarmi. Sì. Anche perché sai che cosa? Tu sei una via di mezzo tra qui e la Puglia, quindi faccio una deviazione, mi fermo da voi. Allora, Michela dice, metti il blush che ti dà un tocco in più. Ha ragione, infatti, se vuoi... Ciao Natasha! Ciao! Prendi il blush? Sì, quale blush? Allora, tu ce l'hai un blush? Che cos'è? Oh, ascolta, io ho 50 anni, dagli il nome degli anni 80 sta roba, eh. Allora, perché uno dipende se vuoi dirlo in inglese o in francese, ma il concetto è sempre lo stesso. In crema, ok, benissimo. Allora, prendi il tuo blush, fai sempre la tua faccina da gallina, lo metti partendo sulla gota qui. Fai una strisciatina. Perfetto, fallo un po' di più perché vedo che è un colorino leggero, ok, e lo fai anche dall'altra parte, non proprio sul centro ma leggermente di tre quarti. Ciao Natasha! Okay. Saluta Luca! Poi prendi, visto che tu hai scelto quello in crema, con le dita lo sfumi tenendo sempre la faccina da gallina e te lo sfumi sullo zigomo. Cerchi di non andare troppo in giù, perché sennò dopo ti viene una faccia da cocker. Oppure, come se avessi preso troppo una giornata, è come proprio se avessi
giornate Di sole. interessanti. Sì, una Guarda, bella giornata all'aria aperta. due schiaffoni. Ok, fai così e praticamente scade. Se invece avete il pennello, sempre con la faccina da gallina, risalite sullo zigomo. Risalete, sì, giusto, sullo zigomo. Risalite, Risalite. risalite. Scusate. Mia mamma avrebbe detto ignorante di Grazie ritorno. Paola, Vabbè. sei sempre molto gentile. La Paola Villa ogni tanto mi massacra, ogni tanto mi fai complimenti, si capisce. Anch'io ti voglio bene. Ok, anch'io la conosco, no, non penso. La Paola è Quindi. una ex supermodella, adesso ormai anziana come me, anzi, forse di più. Sei più anziana tu. Ex. Siete bellissimi, Bologna, Natale. è di Bologna, è più dalle parti Ora sud che la dalle parti conosco perché a Bologna io ho fatto lavorato per un sacco di nord. anni. Rossa, si chiama Paola Villa? Non ti massacro mai, cosa dici? Se c'ha... Comunque, allora, Pirla. praticamente, ripetimi il Oddio, allora, ne fa quattro righine qua. contouring. No, prima cosa fai? Prima idrati la pelle, Prima poi. si idrata la pelle, si mette una crema idratante e sopra la BB cream se avete una pelle da nutrire, se no basta anche solo la BB cream. E Brava, poi. vai. Poi si mette la BB cream e poi... Oddio, mi viene l'ansia! Prendi lo stick. Poi si prende lo stick, che adesso non so più dov'è, qua. Quello lì più scuro e ti fai Si fanno quattro righine qua sopra, sotto lo zigomo. lo zigomo, per fare la faccia da pirla. No, quello è dopo, No, scusami. ma lo Com'è puoi che si fare fa? anche adesso. Sotto la mandibola. Qui, sotto la mandibola per evitare l'effetto bulldog. Esatto, e poi se vuoi, se hai bisogno di stringere il naso, lo fai anche nel naso. Però stavolta ti sei dimenticato tu un pezzo. Ovvero? Il correttore. Hai ragione! Beccato! Allora, siete idratante, BB cream, correttore, sotto gli occhi, attorno al Aspetta, naso. aspetta, aspetta, aspetta. Ilaria chiede, quindi no fondotinta se voglio fare contouring? No, no, il fondotinta sì, o BB cream o fondotinta, vado in È uno fondotinta. delle due. La BB cream è un po' più leggera e il fondotinta è un po' più mazzuto. In base a che cosa si deve scegliere se mettere la BB cream o il fondotinta? Dipende da cosa tu stai cercando da quel prodotto. La BB cream parte sempre da una base idratante, quindi se cerchi l'idratazione è il prodotto che io consiglio. Il fondotinta, non so, può avere un'azione illuminante, oppure molti fondotinta sono lunghissima tenuta, quindi si asciugano sulla pelle ed è un po' l'opposto dell'idratare. Quindi mi sembra di capire che comunque sia meglio la BB cream per fare il contouring. Allora, diciamo che è meglio la BB cream se tu non hai una buona base di idratazione. Se hai una pelle che non è ben idratata, il fondotinta potrebbe subito asciugarsi troppo sulla pelle e quindi il Quindi contouring dipende dalla tua pelle. Quindi dipende dalla tua pelle. diventa più difficile fare il contouring dopo. Ok, allora ricapitolando, idratare la pelle, puoi mettere o il fondotinta o la BB cream. Poi colpettino di correttore Attorno al qui, e in questi due pezzettini scuri che scendono dai lati della bocca. Poi, Poi lo prendi che è più scuro, che deve essere un stick, e tipo, ti si fai fa così. 1, 2, 3, 4, 2 qui, 1 qui e 2 qua laterali. Ok. Esatto, lo sfumi con la spugnetta, il lattice o il pennello da fondotinta, quello che vuoi, te lo sfumi tutto, cercando di fare in modo che venga una sorta di ombreggiatura naturale senza così, proprio vedi, facendo anche lì Un già 3, quando lo apri fai un movimento a 3. uno, un 3 di qua e un 3 di qua. Ok. Esattamente, poi prendi la polvere, contouring, che deve essere un po' grigiastra, questa è una terra classica, questa è una terra contouring che vedi già più grigia, e ti fai il movimento a 3 sul viso, e il movimento a 3 sul viso. Ovviamente più il viso è lungo, meno dovrai scurirlo nei contorni. Ok? Se vuoi, Qui, se è il contorno certo. è molto lungo, non è che lo devi stringere Stai un ancora di po' più. più ferma su questo punto qui. Ok. Dovrai fare più 1, 2 e 3. Io per esempio che ce l'ho molto lungo, devo scurire bene questi due qua. C'ho tutto grosso io, lungo, Ma largo. e poi niente, poi dopo metti
niente, basta, dopo l'hai fatto con la polvere e se vuoi metti gli highlighters per creare punti luce che magari lo facciamo un'altra volta creando gli highlighters. Si può usare solo la palette senza stick? Assolutamente sì, e diciamo che è ancora più naturale. Io ho voluto farvi vedere anche la palette crema. Sarebbe solo polvere, giusto? Solo polvere, esatto. Quindi il contouring, solo le polveri, non è esatto? No, ci sono sia in crema sia in polvere. Se parti dalla, diciamo che se lo vuoi fare con solo la polvere va benissimo, viene ancora più naturale. Se invece ci metti anche un pochino sotto di crema, ti faciliti la costruzione del contouring. Adesso io mi ordino subito la paletta di polvere di Pupa. Yes. Come detto giù. Cos'è che devo ordinare? Scusami, cos'è che mi manca a me adesso? Cioè, mi spiace per le altre, però adesso il direttore l'ho fatto io, adesso parlo per me. La palette. Ho bisogno disperato di pennelli, ho visto due sì, cose. La palette, i pennelli, ma c'è una tipo una trousse, una confezione con i pennelli, quelli che mi servono, o devo comprare uno per uno? Perché mi devi dire cosa devo prendere. No, c'è anche, non lo so se c'è la trousse, però sicuramente ci sono vari pennelli, io ti dico quelli, cioè secondo me quelli base, se vuoi proprio. Ecco, la fammi vedere un attimo che anche Ilaria vuol sapere, ok? Questo. Ma che numeri hanno? I numeri non li so. Questo si chiama per sfumature ampie, è un pennello occhi per sfumature ampie, che però va benissimo okay. Anche te. Mettere il correttore, fare il contouring, scolpire gli occhi e anche mettere se hai tipo un brufoletto per correggere con il correttore, cioè un pennello multifunzione. Ok, quindi devo comprare un pennello quello lì, questo qua tagliato, che me lo ricordavo. È fantastico perché se lo usi. Ok, Cucciola, grazie. Perfetto, singoli pennelli consiglia Cucciola. Non ho capito, Cucciola. Cucciola consiglia i singoli pennelli. Ah, ok, grazie. E questo qua se lo usi così di piatto, verticale, ti fa come il tondo. Se invece lo usi così ti fa il taglio. Taglio, esattamente. E poi, quello lì come si chiama? Come si chiama quello lì? Questo si chiama pennello blush obliquo. Obliquo, vabbè, fino a là ci arrivo. Okay. Poi io prenderei anche questo, perché questo, che è il pennello da fondotinta, lo puoi usare sia per mettere la BB cream che il fondotinta, sia per mettere il correttore, okay. Ma anche per tipo sfumatura. Quindi, ricapitolando, pennello obliquo, pennello da fondotinta e l'altro si chiama pennello sfumature? No. Quello piccolo. Ok, sfumature, obliquo e fondotinta, sfumature, obliquo e fondotinta, sfumature, obliquo e fondotinta. È il minimo, perché quello per le labbra... No, non lo userei, è inutile, non lo userei. È necessario poi aver tutto. Ok, e poi la palette, invece, Elisa ha scritto, ho appena ordinato la palette, ma quella dove c'è il blush. Sì, quella dove c'è il blush è questa, si chiama bronzing e contouring. Ok, allora ordino anche quella. Quindi devo ordinare i tre pennelli, quelli e poi delle spugnette. Le trovo le spugnette? Tu devi prendere la 2 perché ci sono di tre colori, questa qua. Tu devi prendere la 2. La colore 2? Vabbè, se me lo dimentico ti scrivo dopo. Sì, va bene, va bene. Va bene. Va bene. Grazie. No, grazie. Adesso esco, vado un attimo dal bagno al salotto. Esco dal bagno e vado in salotto. Ascolta, la Letizia, che è la moglie di mio fratello, che tu non l'hai mai conosciuto, Ready? Mi ha detto. Ready? Queste sono le confidenze notturne, non si scrivono nelle dirette diurne. Mi ha detto che le sei super simpatica. Non ti conosce? A chi? Alla moglie di mio fratello, ci ha visto in diretta e mi ha detto no, ma lei è troppo simpatica. Infatti penso che era almeno prima era in... ci guardavo. Va bene. Va bene, allora fate una bella cosa, se vi serve sapere qualcosa scrivete a lui in direct, in privato, a Giorgio Forgani, gli scrivete in privato e gli dici ero nella diretta di Barbara, mi puoi dire i pennelli o mi puoi dire la paletta, il colore eccetera? Quindi l'unica cosa è che i colori della paletta, tu a me hai detto due perché mi vedi, ma alle altre come, quanti colori ci sono nelle palette? Pelle chiara la 1, pelle media la 2, pelle scura la 3, facile. Ok, avete capito? 1, 2, 3, Fante Cavallo. Questa, se non sbaglio, è la 3. Io ho sempre le vie di mezzo, si capisce? Sempre le vie di mezzo. La 3, che è, io ho la pelle molto... Cioè, io mi faccio sempre un look un po' abbronzato quando... E quindi queste mi vanno bene come terre. Ok, allora io devo prendere la 2. Va bene. Bene. Grazie, Michela. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
Tanto la rifacciamo, lo sai che ti richiamo nei prossimi giorni. Sono felice. Dobbiamo fare il trucco base, amore. Trucco base.